grazie per essere venuti a questa serata di presentazione ormai solida di questa squadra di calcio a 5 della Gymnastic Studio Calcio a 5. Vedo molte facce amiche, tra l'altro, perché non sono nuovo, insomma, alla conoscenza di questa squadra. Ho imparato a conoscere i loro movimenti in campo e anche fuori dal campo, però vedo anche molti volti nuovi e quindi li conosceremo questa sera. E parleremo un po' del progetto Gymnastic Studio, un progetto che è nato, forse ripartito, 5 anni fa e che ha riportato in auge questo sport, il calcio a 5, magari spesso in maniera ingenerosa considerato uno sport minore. E la squadra del presidente Biasillo ha ridato bellezza e nuova vita a questo sport, soprattutto lo ha riportato ai vasti che merita, alle serie che merita, e quindi ci sono diversi ringraziamenti anche da fare. Uno dei ringraziamenti, per esempio, è al Comune di Fondi, che concede la struttura del Palazzetto dello Sport, che è una delle strutture più invidiate anche dai professionisti di questa disciplina sportiva del calcio a 5. Io posso portare in piccolo la mia esperienza, quella di uno sport pulito e soprattutto bello, che ho seguito negli ultimi 2 anni, e bello anche perché insieme a tante altre discipline ha fatto crescere la città di Fondi sotto il profilo sportivo. E quando parliamo di sport parliamo anche di sociale, lo vedremo, per esempio, oltre agli sponsor che commercialmente e economicamente aiutano questa società, c'è anche lo sponsor che viene definito sociale, lo scopriremo, ma anche se non è una scoperta, quello dell'Avis Fondi. Cosa prima? Abbiamo parlato dei partner, questo è anche un momento, ovviamente, di presentazione alla stampa, ma anche al grande pubblico. Sarà una stagione, spero, entusiasmante per questi colori, per questa squadra. E quindi possiamo passare direttamente, per esempio, a ringraziare quelli che sono gli sponsor commerciali, che permettono anche la realizzazione di una buona stagione. Ovviamente Imballaggi, Daniello e in testa Gymnastic Studio, la palestra, poi Dis Medica, Trips, Energeos, Bad Stop, Petrosino Gioielleria, Giordano Ortofrutta, Pietrosanto, Hotel del Conte, Snack Bar 3001, anche CEF, Agip D'Alena, Officina Rotondo, Pneus Service, H. Patricio Lampadari, Steel Phoenix, X, Chic & Chip, Fondi Acquisti, Bianchi Giovanni Officina, Remix Sound e anche Siadef, Suzzichino, Marcello Palazzo, Del Prete, Geotrans, Castelli, spero di non dimenticare nessuno perché sono tutti importanti, Giordano Pasticceria, Mas, Fabilandia, Onda Blu, Divina Viaggi, Marocco Ceramica, Pizzeria Mayway, Salveria Via Trento, Autoscuola di Fazio e Airbody. Questi sono gli sponsor che accompagneranno, insomma, in questa stagione la Gymnastic Studio. In campo, e stiamo parlando del presidente Emiliano Biasillo, ma anche di Alfredo Picano, che è il direttore sportivo, Salvatore Bussolino, che invece è il vicepresidente della squadra, e siede con noi anche l'assessore alla cultura Ciuccio Biasillo, che non scende in casa, ci viene a precisare, però qualche partita poi ce la facciamo, la organizziamo. Allora, iniziamo questa serata, se vogliamo, anche con una testimonianza che arriva sempre dal mondo del pallone, però dal calcio a 11. C'è qualcuno, per esempio, nella squadra della ginnastica che proviene da questo mondo, dal mondo del calcio a 11. Un'altra bella realtà a Fondi è quella della squadra sportiva di calcio a 11, il Fondi Calcio. Abbiamo il direttore sportivo Gianfranco Puglietto, che chiamo qui per viene da una partita non proprio felice,
uscire da una sconfitta, però è partita bene e penso che lei possa portare la salute della squadra, ma soprattutto in bocca al lupo a coloro che giocano per il calcio a 5. Prima piccole, poi anche importanti, ho fatto anche una partecipazione al campionato europeo, c'è stato diciamo, la parte mia, questa, diciamo, arrivare qui questa sera è stato molto importante. Quindi auguro alla società, a tutti i giocatori, allo staff tecnico, di portare in alto questa società, che è successo lei sono 5 anni che già siamo in grande realtà di calcio 5 nazionale. Sì, grazie mille. Un po' caluto per questa stagione anche al fondo di calcio e ai colori in genere fondani e quindi adesso possiamo anche passare alle testimonianze direttamente da coloro che poi gestiscono questa società. Lo facciamo direttamente partendo dal presidente, da Emiliano Biasillo. Emiliano, ormai sono 5 anni che questa avventura continua, ma soprattutto va sempre migliorandosi, è una bella realtà nel panorama fondano, ma non soltanto. Che cosa ci si può aspettare quest'anno, visto che i fan sono anche parecchi? Vedo intanto buonasera a tutti e vedo con piacere che ogni anno vengono le persone alla nostra presentazione, vedo la faccia contenta di questi ragazzi che vestono i nostri colori e portano in giro il nome della città, quindi questo intanto è il mio piacere primario. Poi tutto quello che verrà, che ci aspettiamo, sarà sicuramente un anno fatto di grandi impegni, di grandi anche sofferenze, di grande lavoro, un anno che spero ci possa portare tante soddisfazioni, più di quelle che abbiamo avuto già negli anni scorsi. Sicuramente questo progetto è un progetto in crescita, i ragazzi hanno risposto al nostro progetto con grande fiducia, grande attenzione e portano parallelamente in linea, nel campo, quelle che sono le nostre idee. Noi costruiamo all'esterno, loro lavorano per portare questo progetto nel campo del palazzetto di Fondi, nei vari campi della provincia della regione, e dimostrando fedeltà a questa società senza sbandamenti, senza idee di cambiare il colore della maglia che portano addosso, e questo è per me orgoglio. Veramente motivo di orgoglio, perché quando li vedo sono felice e contento di vederli giocare, di vederli sorridere, stare insieme, scherzare, aiutarsi l'un l'altro nei momenti difficili, anche nei momenti difficili della vita quotidiana. Quindi questo è un altro punto importante dello sport per quanto mi riguarda, l'aggregazione, lo stimolo a vivere una vita in serenità, a superare gli ostacoli sapendo di avere delle persone vicine che possono darci una mano tutti i giorni e degli amici, dei dirigenti su cui fare affidamento anche solo per parlare e non solo per portare in campo quelle che sono le capacità tattiche e tecniche e tengono poi il sabato la soddisfazione di vederli segnare e portare le vittorie a casa. Questo progetto, come dicevo, è in crescita dal 2005, oggi 2011, abbiamo fatto un po' di passi, il riconoscimento ci viene anche da ragazzi che da fuori vengono a giocare qui a Fondi, quindi che si spostano anche dalle loro città per venire nella nostra per darci una mano.
ci viene anche dagli allenatori come Massimiliano Baluzzi quest'anno, che è il nostro allenatore. Sentire Massimiliano la prima sua intervista dire che è fiero di essere in una società dove non ha trovato solo dirigenti e giocatori, ma ha trovato persone umane. Questo sabato mi ha veramente fatto stringere un po' il cuore. Sono abbastanza duro, però Massimiliano veramente ha detto delle parole forti. Questo penso rispecchi anche quello che è lo spirito di questa società e di questa squadra. Io mi aspetto sicuramente un anno importante. Penso che quest'anno ho letto negli occhi dei ragazzi ancora più la voglia di fare un passo in più. Abbiamo lavorato in questa C2 già da 2 anni. Il primo anno il nostro obiettivo era quello di restare in C2, di non scendere di nuovo in Serie D. L'abbiamo fatto anche con un bel campionato. L'anno scorso puntavamo le zone alte, siamo arrivati quarti al punto dalla terza, quindi non ci possiamo lamentare. Penso che vada fatto anche un applauso alla squadra. Quest'anno il nostro obiettivo è sicuramente fare un passettino in più, e ho visto già nella preparazione degli allenamenti un piglio diverso da parte di tutti. E penso che questa consapevolezza non ce l'abbia solo io, ma ce l'abbia tutta la squadra. Quindi un anno speriamo ci porti tante soddisfazioni e possa portare in alto, sempre come l'anno scorso, il nome di Fondi, della regione, della provincia dove andremo a giocare, e i colori della nostra squadra, questo giallo-blu che porto nel cuore, che ho costruito con fatica insieme a tutti i dirigenti, a tutte le dirigenti, insieme a tutti i ragazzi, agli allenatori che sono stati con noi. Vorrei ringraziare anche, oltre a loro, anche Silvio Alazzo, il nostro osteopata di fiducia, che segue i ragazzi momenti di bisogno, te lo devo dire, lo dico apertamente, senza scopi di lucro. Cioè Silvio viene nella nostra società e non ci dà impegni economici, quindi lo fa anche lui con la sua passione, la sua professionalità, e se ci siamo legati a lui perché la sua professionalità è di un certo livello e le sue capacità anche. Quindi un applauso a Silvio. E a questo aspetto legato anche al benessere fisico dei ragazzi, nel momento in cui ci possa essere un infortunio o un problema muscolare, devo ringraziare anche la nostra massaggiatrice, che è Elita di Crescenza. Questo continuiamo anche in giornate in cui non lavora a darci una mano per tenere i nostri ragazzi sempre ben in forma. Quindi a loro un ringraziamento speciale, e come tutti i miei dirigenti e le ragazze che seguono la logistica della società, che veramente faccio impazzire, perché Enza, Benietta e Alessandra veramente faccio impazzire. Quindi, sia un grande campionato, che le soddisfazioni siano alte. Abbiamo già vinto la prima partita di andata al Lo Palazzo, lo va al Montone, adesso sabato è un ritorno, ce la dovremo giocare con il Costello dei Denti, perché sicuramente sarà una partita abbastanza dura, ma sono sicuro che i ragazzi ce la metteranno tutti. L'obiettivo l'anno scorso era salvarsi, quest'anno non è più salvarsi, quindi già sono caricati di una responsabilità
In più e soprattutto io mi auguro, vi aggiungo questo augurio a quelli del Presidente, che sono più disponibili a fare le interviste celebrative, perché poi saranno beccati direttamente anche negli spogliatoi, non si può rifiutare quest'anno. Prima però parlavamo a proposito di sponsor, e poi passo la parola anche al direttore Sportley, parlavamo dello sponsor sociale. È una collaborazione che è nata da qualche anno ed è quella con l'AMIS di Fondi. Già da qualche tempo, come dicevo, la Gymnastic Studio, tutti insieme, tutta la squadra, nella pausa natalizia, praticamente faceva questa donazione di sangue straordinaria, la donazione dello sportivo. Sappiamo quanto è importante donare il sangue, ma vogliamo che ce lo ribadisca direttamente Franco Zannella questa sera. Un applauso per lui. Vicepresidente della sezione AMIS di Fondi, ovviamente a stretta di mano con il presidente Biasino, perché come dicevo questa collaborazione non nasce oggi, ma è già da qualche anno. E parlando dell'importanza di donare il sangue, ma soprattutto che loro diano l'esempio con gli altri, loro che sono sportivi. Innanzitutto voglio portare il saluto della presidente Noemi, per una mia disposizione stasera mi porta il suo saluto e il suo augurio di un buon caduto per traguardi di questa giornata che possiamo. E più che una collaborazione con l'AMIS, noi l'abbiamo già denominato un millaggio che direi si svolge su basi concrete, perché come hai detto l'intera squadra è venuta già a donare. E noi vi ringraziamo per quello che avete fatto, ma anche per quello che farete, perché non è che noi la finiamo di chiedervi, sicuramente siamo sicuri che parteciperete alle nostre iniziative. Del resto la donazione di sangue è un gesto concreto, perché oggi sempre più siamo chiamati a delle manifestazioni di solidarietà, poi purtroppo però magari non sappiamo che esito hanno avuto, se il nostro impegno è andato a partire. Nel caso del sangue invece, fatta la donazione nel giro di un mese, il vostro sangue viene portato a passeggio da qualcuno, anzi, per dirlo con una battuta, qualcuno passeggia grazie al vostro sangue, perché sapete benissimo che la richiesta di sangue è sempre più pressante. L'Italia stessa è, purtroppo non ha raggiunto la parità tra domanda e offerta, quindi siamo costretti a importare sangue. Ma il Lazio soprattutto è in deficit perché mancano 30.000 donazioni all'anno. Quindi questo ci costringe a non abbassare la guardia e a cercare di sensibilizzare quante più persone possibili. Per cui a voi sicuramente vi verrà chiesta la vostra donazione, ma magari chiediamo anche di impegnarvi, magari di coinvolgere, di sensibilizzare qualche amico, qualche parente, ci vorrebbe poco a raddoppiare. Noi ecco, ci auguriamo ovviamente che questa sensibilizzazione sia quanto più possibile numerosa, perché purtroppo, come dicevamo, la richiesta di sangue non c'è da diminuire ogni anno tra emergenze, ma anche dei progressi della scienza, no? Oggi si fanno operazioni che ieri non si facevano e purtroppo c'è bisogno di sangue. E sinceramente non arrivare al numero di sacche richieste crea sempre dei problemi. Ma non vi voglio deviare con questi discorsi, noi siamo qui soprattutto per farvi gli auguri e per un in bocca al lupo il più cordiale possibile, che possiate diventare campioni nello sport così come già lo siete nella solidarietà. Volevo cogliere l'occasione per regalare questa maglietta della nostra squadra con il simbolo dell'AMIS a Franco. E per il momento che ora
presentazione, mi ha chiamato personalmente, io sono stato al telefono con lei e l'ho abbracciata, l'abbraccio anche adesso in questa occasione, mando i saluti da parte di tutti e questo pensiero per voi e comunque l'entità del nostro appoggio. Grazie. Devo dire che nonostante la carenza insomma che c'è sempre in Italia, Fondi è un'ottima sezione, molto attiva, quindi speriamo che la ginnastica sia speculare all'Avis Fondi, cioè ottenga gli stessi successi dell'Avis Fondi. Allora, adesso è il momento del nostro direttore sportivo, di Alfredo Picano. Alfredo, non ti faccio domande difficili, tutti mi hanno detto niente domande difficili, però la campagna acquisti come la definiamo? Direi buona, no? Allora, quest'anno da raggiungere con il Presidente. Quest'anno li abbiamo intavolati in una prima riunione e siamo partiti a maggio, perché avevamo necessità di restaurare quella che era la rosa a disposizione. Detto questo, a maggio ci siamo un attimo incrociati con questi appuntamenti e gli obiettivi primari erano innanzitutto rinnovare la parte della gestione tecnica, perché noi l'anno scorso abbiamo esonerato il nostro tecnico e quindi ci trovavamo ad avere una rosa ma senza allenatore. Secondo obiettivo era quello di andare a puntare sui giovani in rosa. Questo secondo obiettivo è stato avallato dalla stessa federazione competente, che quest'anno ha dato l'obbligo necessario di inserire i cosiddetti under 89 in rosa. Obbligo nei 12 giocatori da mettere a disposizione del tecnico durante la gara, e per noi questa cosa non è stata per niente facile, perché il calcio a 5 qui a livello locale è visto sempre un po' come il calcio a 5, un calcio a 5 amatoriale. I giovani di questa fascia di età contemplati nel regolamento della federazione, come si sa, fanno parte tutti del Fondi Calcio che fa da padrone in questo, nel settore giovanile. Quindi per noi non è stato per nulla facile andare a reperire i giocatori di questa fascia di età. E con il lavoro svolto con il Presidente, soprattutto con il tecnico, abbiamo comunque messo a disposizione del tecnico elementi validi su cui però dobbiamo ancora lavorare e quindi perché perfezionerà poi il tecnico. Il secondo obiettivo che dovevamo raggiungere, la seconda scelta che dovevamo fare con il Presidente era o allestire una squadra completamente nuova con risorse dell'esterno e spendere quindi un budget esorbitante per giocatori che venissero dall'esterno, oppure puntare sui ragazzi locali. Allora ci siamo trovati a fare questa decisione e in definitiva abbiamo scelto l'opzione esperienza tecnica. E vi dico che cos'è l'esperienza tecnica. L'esperienza tecnica per noi è quell'esperienza che deve tradursi dall'allenatore alla rosa. Abbiamo fatto la ricerca dell'allenatore, che poi vi porterò a conoscenza, e i ragazzi locali e poi abbiamo investito sui ragazzi locali. Noi non siamo quella società che spende euro così a buono, ma abbiamo preferito fare questa tipologia di strategia. Speriamo che ci ripaghi questa metodologia e un bocca al lupo a voi e a tutta la società. Grazie.